Buonasera amici di Feedback Bianconero, benvenuti a questa nuova diretta, puntata numero 41. Do innanzitutto il benvenuto a Francesco. Ciao Francesco. Ciao Domenico, un saluto a tutti coloro i quali ci stanno seguendo e sempre forza Juve. Benissimo, Francesco, allora ci vediamo questa volta dopo due vittorie, una in Champions, una più sofferta ma forse ancora più importante in campionato nel derby. Quindi chiaramente è stata anche una settimana particolare per la nostra pagina, importante perché abbiamo anche ringraziato i nostri amici che ci seguono numerosi, abbiamo superato i 1000 followers, per noi è un piccolo traguardo. Do come sempre la parola a te per l'introduzione. Ok, beh, innanzitutto come ha detto Domenico volevamo ringraziare pubblicamente, lo abbiamo già fatto con i post, lo facciamo anche in diretta, tutte le persone che si sono iscritte alla nostra pagina, abbiamo ampiamente superato i 1000 follower e questo è un gran bel traguardo per una pagina giovane come la nostra, perché è nata da pochissimo e non lo facciamo per lavoro, lo facciamo per passione e questo vuol dire vale ancora doppio. Quindi vi ringraziamo profondamente. Domenico vi sta illustrando la locandina che abbiamo ideato per voi e per ringraziarvi. Per quanto riguarda il resto della pagina, come sempre vi invito ad iscrivervi alla nostra pagina Facebook Feedback Bianconero, vi potete trovare i nostri post, le nostre dirette e i nostri video. Siamo su Instagram dove pubblichiamo l'MVP della giornata, siamo su Telegram dove siete accorsi in tantissimi per votare l'MVP di novembre che dopo pubblicheremo, come abbiamo comunque già fatto sulla nostra pagina. Quindi volevo ringraziarvi per l'ennesima volta per tutti i voti che sono arrivati e soprattutto siamo anche su YouTube dove potete trovare i nostri video e le nostre puntate. È stata una settimana come sempre particolare, oggi abbiamo sicuramente un sorriso maggiore rispetto al lunedì scorso perché veniamo dalla vittoria in un derby, una partita che dopo analizzeremo anche con il vostro ausilio, quindi vi invito sempre a proporci tutte le vostre idee. Ringraziamo come sempre tutti coloro che ci stanno seguendo, che stanno aumentando sempre di più. Come stavo dicendo, è stata una partita un po' da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché nel primo tempo c'è stata una Juventus quasi vuota, quasi senza idee, nel secondo tempo è entrato in campo tutto il cuore Juve, tutta la voglia, tutta la grinta, l'abbiamo scritto anche nel nostro post che ho scritto io in prima persona. La squadra aveva voglia di vincere, aveva grinta, i cambi sono stati molto importanti, soprattutto il cambio di McKinney, quindi vuol dire che il nostro allenatore in panchina è vigile e riesce ad analizzare anche la partita in corso, anche quando la squadra è in difficoltà. Siamo contenti perché il cuore, la voglia e la grinta bastano per vincere queste partite, c'è bisogno di qualcos'altro per vincere il campionato e per vincere trofei importanti. Adesso analizziamo il tutto con Domenico, vi invito sempre a interagire con noi siamo apertissimi nel commentare, nel leggervi e siamo prontissimi per cominciare questa puntata. Assolutamente, benissimo, allora andiamo con i saluti, salutiamo Claudio Roviello, Vita Lovesce che anche ci segue spesso, Luca Spanò, un altro fedelissimo come tutti, Teresa Pollino, Domenico Bruno, Michele Di Rauso, insomma sono in tanti, chiaramente vi invitiamo a intervenire. Ma io direi, Francesco, di insomma non perdere altro tempo, abbiamo tanti argomenti caldi oggi, partiamo facendo il solito passettino indietro, saltiamo un attimino Juventus-Dinamo Kiev, che è stata una partita comunque importante, una vittoria rotonda in Champions, magari un gioco che non è stato continuo, ma il risultato è stato convincente, si è sbloccato Chiesa, il migliore in campo in quella partita, ha segnato Ronaldo il 750° gol della carriera, Morata ha fatto secondo me un gol davvero numero 9 e si è confermato imprescindibile. Partiamo da questa imprescindibilità del numero 9 bianconero, anche per dare in là, secondo me, a mio giudizio, all'analisi di Juventus Torino. Io chiedo innanzitutto a te un'impressione generale un po' su questa partita, diciamo in chiaro scuro della Juventus. Sì, come ho detto già prima, un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, una Juventus che non ha praticamente mai tirato in porta nel primo tempo, nel secondo tempo mi è sembrata una squadra abbastanza arrembante, ci ha messo voglia, ci ha messo cuore, ci ha messo grinta e alla fine il risultato è arrivato. Per vincere i derby basta e avanza, per vincere un campionato come dicevo prima non basta. Io voglio fare un piccolo passo indietro parlando un po' dell'allenatore. Noi mostriamo sempre grandissima stima e lo continueremo a fare perché ci sono le basi per creare un ottimo futuro secondo me con Andrea Pirlo, però ci sono degli errori che noi comunque è giusto che andiamo anche a commentare, poi vogliamo sapere anche voi cosa ne pensate.
Io penso che in questo momento Andrea Pirlo voglia badare sia alla forma sia alla sostanza. Io penso che la Juventus sia in ritardo di 6 punti sulla classifica, perché i punti persi contro il Crotone, contro il Verona e contro il Benevento si cominciano a far sentire e si sentiranno sempre più con i mesi che avanzano. In questo momento c'è bisogno di risultati, quindi magari lasciar stare un po' la forma e badare un po' più alla sostanza, inserendo un centrocampista in più che ti dà meno qualità, come ad esempio McKennie, ma ti dà un po' più di sostanza. Io ho visto una Juventus che, come al solito, prende troppi contropiede. La Juventus non mi dà un'idea di una squadra solida, non mi dà un'idea di una squadra soprattutto cinica, mi dà l'idea di una squadra che cerca di creare gioco, ma non ci riesce, purtroppo, in modo anche abbastanza casuale, sfortunato, ha subito gol contro il Torino. Ricordiamoci che anche Szczęsny ha fatto un'ottima parata su Zaza, se no la situazione poteva veramente complicarsi di parecchio. Il secondo tempo ci ha fatto capire che questa squadra quando vuole c'è, questa squadra quando vuole ha grinta, ha grande tecnica, perché fortunatamente abbiamo giocatori come Cuadrado, che è stato secondo noi il migliore in campo, in grado di superare l'avversario, di creare superiorità numerica e di portare la squadra a diventare praticamente a trazione anteriore. Io spero che Andrea Pirlo cominci a pensare di inserire un centrocampista in più, come diciamo sempre, c'è bisogno forse di uno scudiero, un calciatore che dà meno qualità ma dà più sostanza, da affiancare a un ottimo palleggiatore che comunque è Arturo e Bentancur, e di sfruttare allo stesso tempo il momento positivo di Rabiot, ricordandoci che comunque i tre attaccanti davanti, con Ronaldo a sinistra e Morata centrale, adesso abbiamo grande scelta, abbiamo Kulusevski, abbiamo Chiesa, abbiamo eventualmente Dybala da utilizzare in certe partite. Siamo tutti molto contenti per la vittoria di un derby, però quello che si è visto sicuramente non basta. Sicuramente Francesco, allora dirò anch'io la mia chiaramente, ma voglio dare spazio prima ai nostri amici. Giuseppe Afeltra è tornato, insomma, a seguirci, lo salutiamo con affetto. Salutiamo Genoso Petrillo, che è anche un nostro collaboratore. Su Quadrado, prima di quasi si era fatto una gara orribile. Forse il primo tempo, onestamente, sì, sta in effetti criticando un pochino Quadrado. Non trovate il Quadrado della Fiorentina corresse di più? No, vabbè, un discorso anche di età, di ruolo. Chiaramente l'età avanza anche per Quadrado, però. Devo dire la verità, il primo tempo a me non era piaciuto, mi era apparso stanco, poi si è ripreso perché il momento determinante è stato appunto decisivo. Quadrado, McKennie, CR7, Morata e Danilo titolarissimi in questa Juve, dice Luca Spanò, quindi inserisce anche McKennie. Il Milan non potrà mai continuare a tenere questo ritmo, dice Genoso Petrillo, saremo, vabbè, vedremo, la loro banana, la loro buccia di banana su cui scivolerà, speriamo, dai. Dragusin mi è piaciuto molto, dice Luca Spanò, si riferisce all'ingresso di Dragusin con la Dinamo Kiev, sì, però è presto perché chiaramente era un ingresso, era sul 3-0, la partita era ormai definita, quindi sappiamo che insomma a 18 anni il ragazzo si farà prima dei gol tutti i partiti orribili. Allora, quindi siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che il primo tempo sia stato un primo tempo negativo, Francesco, e forse anche un po' l'inizio del secondo era su quella falsariga, lo hai detto anche tu. È anche vero che la partita si è messa male subito, perché di fatto dopo 10 minuti il Torino è andato in vantaggio in un modo anche un po' rocambolesco su calcio piazzato e quindi ha fatto la partita che voleva fare, così come io ho visto per esempio Inter-Torino, il Torino nel primo tempo e passa con l'Inter aveva fatto la stessa partita, anzi aveva dominato molto di più. Se andiamo a vedere nella sua partita negativa, poi la Juve è vero ha corso col pericolo di Zaza che era sul filo del fuorigioco, però è anche vero che ha avuto un dominio territoriale, il problema Francesco è che era sterile, non riuscivamo a creare occasioni da gol, perché di fatto avevamo un dominio, sì, del pallone, del gioco, magari ma sterile, questo era il problema. Ora tu hai da tempo sposato la tesi del centrocampo a tre, anche per dare maggiore solidità a questa squadra. E devo dire la verità, a questo punto con Chiesa in queste condizioni possiamo anche spostarlo un po' più avanti. Tu sai che io lo preferisco insomma da centrocampista, però se è in condizione può anche giocare con un 4-3-3, magari Pirlo, con Ronaldo, Morata e Chiesa, o lo stesso Kulusevski o Dybala, magari nel caso dovesse tornare in forma, per carità. Quindi una chiave di lettura può essere il centrocampo, che è stata anche la tua chiave di lettura. Un'altra però, a mio giudizio, è anche che purtroppo, e questo purtroppo è un problema che ci porteremo almeno fino al mercato, quindi almeno fino a gennaio, abbiamo un problema di qualità. In che senso? A centrocampo, a parte Arthur e forse Bentancur in parte, non abbiamo una qualità tale da fare una rifinitura adeguata quando gli avversari si chiudono, sai, poiché Dybala non sta girando, di fatto ci manca qualità. L'avversario si è chiuso e noi siamo andati in difficoltà un po' per il discorso che ha fatto Bonucci,
la Juve era spenta, ma un po' anche per un discorso, secondo me, proprio puramente tecnico, qualitativo, che ci porteremo avanti. Tant'è vero che, se ricordate, la palla filtrante di Dybala per Chiesa è stato uno dei pochi passaggi incisivi. I gol sono nati da due traversoni. Quindi sì. Io credo che purtroppo è un problema che ci possiamo un po', diciamo, risolvere con un centrocampo a tre, ma ce lo porteremo avanti anche dopo, se non interveniamo sul mercato. Tu cosa pensi di questo? E poi leggiamo anche le altre domande, che sono davvero tantissime. Io sono d'accordissimo con te, mi riallaccio al tuo discorso riguardante la qualità. In questo momento la qualità la Juventus, se la va a cercare, non la trova, quindi è inutile battere su certi punti di vista. A questo punto resto sulla falsariga del centrocampo a tre. Se non riesci a trovare qualità, devi dare quantità. In questo momento Mecchini è un calciatore che dà grande corsa, e dobbiamo capire che la Juventus quest'anno a centrocampo, ma come anche l'anno scorso, non ha tutta questa qualità, anche perché dobbiamo dire che comunque Bentancur è un calciatore che è sicuramente in ascesa, ma ancora non è il Bentancur che conosciamo. Arthur lo dobbiamo inquadrare. Gli altri calciatori non sono calciatori che riescono a puntare l'uomo, che hanno grandi doti di inserimento. Ho visto un Ramsey, anche lui, un po' discontinuo. Qualche partita la fa bene, qualche partita la fa male, c'è bisogno di più di continuità. Io penso che la Juventus dovrebbe, o per meglio dire, Pino dovrebbe puntare un po' di più sulla semplicità, riallacciandoci anche un po' al discorso che faceva Mister Allegri: il calcio è un gioco semplice per persone intelligenti. A questo punto punterei sulla quantità a centrocampo e mi giocherei tutta la qualità che ho nel reparto offensivo. Abbiamo tutti i calciatori che abbiamo, forse anche Morata, in grado di puntare l'avversario. E non ci dimentichiamo che noi adesso cominciamo sempre a vedere, siamo abituati a vedere ormai Cuadrado terzino. Io Cuadrado in alcune partite lo proporrei anche come esterno alto a destra in un 4-3-3. Ricordiamoci che è un calciatore che comunque ha inserimento, è un calciatore che punta l'avversario, che riesce a dare superiorità numerica. In questo momento c'è bisogno di quantità a centrocampo, perché la qualità non c'è, e puntare tutto sui giocatori in grado di creare superiorità numerica nel reparto avanzato. Allora, salutiamo Peppe Buanne, si inchina solo davanti ai giocatori juventini, da sabato davanti a Pinzolio, sì, anche l'espulsione di Pinzolio. Ormai, Francesco, noi facciamo una partita sì e una partita no con un'espulsione, perché abbiamo, se non sbaglio, almeno 4 espulsioni su 10 partite, anzi 9 sul campo di fatto, quindi non male come media, direi. Al momento espulsione di Zazza, il Torino è andato in difficoltà tattiche, non ha più tenuto il campo, concordato. In effetti Zazza, questa osservazione generosa e giusta, perché Zazza era anche contrariato, se hai notato, dalla sostituzione. Vitalo invece, perché utilizzare Dybala in alcune partite del Verdi, vogliamo essere sinceri, Ronaldo. Allora, Ronaldo ha giocato male, così come sì, ha giocato male Dybala. Però allora vogliamo un attimo, finiamo di leggere domande. Salutiamo Marcone Geraldo, altro sabato di Bessè, però alla fine abbiamo vinto. Dai, su Kulusevski, generoso Pedrino mi sembra ancora un po' timido nell'approccio con il pallone negli stop. Inoltre, quando tira in porta, usa sempre. È vero, ultimamente ha usato spesso l'interno e il piatto, ma Kulusevski è un 2000. Allegri su questo, Francesco, era un maestro nella gestione dei 2000. Manca grinta e furia agonistica nei momenti più, diciamo, che dice Giuseppe Feltra, però l'abbiamo tirata fuori nel momento decisivo, un po' il discorso che ha fatto Bonucci. Dai, il problema è il cuore del centrocampo, Luca Spanò, quindi più o meno è d'accordo con noi, senza provare a concludere fuori dall'area, cosa che fece Pogba e tanti altri in passato. È vero, Francesco, da fuori siamo un po'. Però su questo, Francesco, allora, prima di leggere altre domande, apriamo un piccolo capitolo. Ha segnato Chiesa con la Dinamo Kiev, hanno segnato Bonucci, che già era andato in rete, e Mecchini. Cominciamo un pochino ad allargare il numero di marcatori possibili o papabili in casa Juve. Questa è una nota positiva, perché prima noi, nella scorsa puntata, avevamo proprio evidenziato questo dato. O segna Morata, o segna Ronaldo, poi pochi o nessuno. Adesso stiamo cominciando un pochino ad essere più pericolosi. Questa può essere un'arma in più e anche una fiducia in più in questi ragazzi. Può essere sicuramente un'arma in più, però dobbiamo anche analizzare questi gol come sono arrivati. Sono arrivati su traversoni, sono arrivati, sembrava quasi un'azione, no, da palla da fermo, in cui la Juventus all'arrembaggio riesce a trovare il guizzo giusto. Mi piacerebbe che per quanto riguarda i centrocampisti cominciassero un po' ad inserirsi, ma questo purtroppo dipende molto dal modulo. Con un centrocampo a due l'inserimento è praticamente impossibile, quindi mi piacerebbe di più vedere tiri da fuori area. Io penso che Rabiot abbia un ottimo tiro da fuori area, lui molto spesso arriva al limite e preferisce passare. Arthur non conosciamo le prodezze balistiche che può fare. Ramsey è un calciatore che ha per esempio un ottimo inserimento. Ricordo il gol lo scorso anno contro la Spal, fu un puro inserimento e fu una giocata di grande freddezza. Ricordo anche il gol contro l'Inter.
quindi le caratteristiche ci sono. Lo stesso Kulusevski, sono d'accordissimo quando si dice che comunque lui spesso tira d'interno, è un calciatore che dovrebbe arrivare a tiro con un po' più di rabbia, con un po' più di personalità e un po' più di collopiede, però purtroppo, come hai detto tu, è un 2000. Io ricordo che Allegri, prima di far giocare un 2000, gli dava un po' più di minutaggi, gli faceva prima fare esperienza. Qui lo è stato sicuramente coraggioso nel lanciarlo, però ci sta che comunque questo calciatore abbia un po' il freno a mano tirato, insomma, soprattutto sotto il punto di vista psicologico. Assolutamente, è una starena, ci può stare. Sì, Ronaldo secondo me è un po' stanco, però forse sta pensando anche alla partita di domani con il Barcellona, eh? Ci tiene alla sfida con Messi, per rispondere a Teresa Pollino. Domenico Bruno, non pensate che ormai tutte le squadre sanno come giochiamo, si piazzano tutti indietro sapendo che prima o poi qualche errore lo facciamo, sono tutte partite in fotocopia. Allora, voglio rispondere Francesco, questo è uno spunto, però mando anche la domanda dell'osservazione Luca Spano, condivido con Francesco su Quadrato, alto a destra, un 4-3 per fargli esprimere le sue qualità, potrebbe anche giocare, è duttile Quadrato. Allora, questo discorso di Domenico Bruno, rimando in onda la domanda, io credo che noi non sappiamo neanche noi ancora bene come giochiamo, perché siamo in cerca di identità, l'ha detto anche Pirlo oggi, siamo una squadra in costruzione, ha fatto il paragone con il Barcellona. Il problema, Francesco, e qui coinvolgo anche te, proprio quando le squadre si piazzano dietro, ed è un problema qualitativo, noi non abbiamo tantissime soluzioni offensive. Questo dipende, può dipendere un po' dallo schema, chiaramente, dal modo di giocare, ma secondo me io insisto molto sulla qualità, perché è chiaro che se hai Dybala in forma, che non è in forma adesso, è evidente, Dybala nello stretto ti fa la differenza. Se Kulusevski è in giornata, seppure sia un giocatore che ha bisogno di spazi, comunque può trovare la qualità anche in spazi stretti, idem Ronaldo, idem Arthur, eccetera. Però non abbiamo tutti questi giocatori, secondo me, che qualitativamente sono a loro agio nello schiacciare l'avversario e quindi, sai, riuscire a trovare la soluzione. Non siamo il Barcellona, se giochi così con il Barcellona o con un Real Madrid probabilmente poi loro riescono a trovare l'imbucata giusta. Qui su questo ti coinvolgo anche, per esempio, Rabiot. McKinney è bravo, però può essere più utile in un inserimento. Rabiot per esempio è un centrocampista che è salito ma non ha il piede per farti l'assist, salvo eccezioni. Quindi su questo o sale Arthur o sale Bentancur, oppure serve il mercato. Io credo che sia questo il nostro problema. Ma lo spunto di Domenico Bruno è sicuramente molto pertinente, è una bella domanda, sarò molto rapido. Io penso che comunque l'idea di Pirlo sia quella, giocando col 4-4-2, di dare ampiezza al gioco. Ovviamente si dà ampiezza quando trovi un avversario completamente chiuso, quindi per allargare un po' le maglie difensive, il filtro a centrocampo, si usa usare il doppio esterno, insomma. Questo però non sempre giova, perché poi sei costretto spesso a giocare sugli esterni, e quando non hai centravanti d'area come abbiamo noi, come non abbiamo noi, e lì comincia a diventare difficile anche buttare la palla dentro. Alla Juventus storicamente è sempre stato così, gli avversari si chiudono sempre dietro, quindi bisogna cercare di arginare le difese avversarie. L'unica cosa che si può fare è giocare il più possibile con calciatori di movimento e cercare di fare più densità possibile al limite dell'area. Purtroppo con il 4-4-2, ripeto, è molto difficile, e con il 4-3-3, dando la possibilità alla mezzala di fare inserimento, si possono creare più occasioni da rete, perché c'è più densità e più presenza di calciatori in area con inserimenti. Poi è ovvio, ritorniamo sempre al discorso della semplicità, quando si comincia a trovare difficoltà nel cercare di superare le difese avversarie che sono abbastanza chiuse, si prova col tiro in porta. Questa è una regola storica del calcio, insomma. Sì, diciamo che poi abbiamo fatto quella densità nella parte finale, quando con Ramsey, McKinney, comunque i movimenti erano quelli di attaccare la porta. Sul gol di Bonucci, per esempio, c'erano 4-5 giocatori che erano tutti lì, pronti a colpire, esatto, il pallone. Allora, Gerardo ci dice: attacco contro il Toro impalpabile, centrocampo lento. Impalpabile perché? Perché no, purtroppo, ragazzi, è la mancanza che abbiamo evidenziato da agosto, settembre, ottobre, eccetera. Dopo Morata, che in questo momento è imprescindibile, vuol dire che la Juventus con Morata è un'altra squadra. Francesco, siamo d'accordo, credo sia imprescindibile, sì. Morata è il nostro numero 9. Non abbiamo, non so, il Milik in panchina, un altro giocatore, fate voi il nome, ma avete capito il senso, non abbiamo un altro centravanti che possa essere un numero 9 anche tale da spalleggiare Ronaldo. È un po' il problema, Francesco, è venuto l'anno scorso anche con Sarri, quando non c'era Higuaín, c'era il dilemma di Dybala e Higuaín, però se giocava Dybala l'area era sempre vuota, era proprio completamente, esatto, vuota, non potevamo crossare, e questo è il problema, si è palesato anche ieri. Salutiamo, sì, l'altro ieri, insomma, Domenico Giordano, lo ringraziamo ovviamente, Michele ci dice, c'è anche Luigi, lo salutiamo, Matrone,
Giuseppe Feltra, secondo me facciamo un tiki-taka un po' troppo lento, se riuscisse a velocizzare, è certo, infatti Pirro dice sempre veloci, veloci, due Certo, top. certo. Quando mancano i guizzi di Douglas Costa a questa squadra, sì, però Douglas Costa purtroppo giocava, ragazzi, Douglas Costa è un fenomeno che però di cristallo, poi magari al Bayern sta bene, Ma però io da penso noi... che gli stessi guizzi che ci dava Douglas Costa ce li potrebbe dare Cuadrado nello stesso ruolo, perché poi sono calciatori che partono da fermo e hanno il guizzo nel Ecco. puntare l'uomo, quindi Allora, tecnicamente siamo lì. lo sta dicendo, allora Gerardo dice Alex Sandro nel suo ruolo naturale, quindi terzino sinistro, io apro e chiudo parentesi, credo che quella sia la, riprenderà quella posizione, perché avete visto Danilo comunque è meno a suo agio nella posizione di terzino puro, ok? Spostare Danilo a destra, quindi parla di Danilo come terzino destro, penso stia parlando di difesa a 4 normale, per intenderci, e Cuadrado alzare è una soluzione per carità, Bravo però Gerardo, sì, bravo può essere, Gerardo. una Sì. soluzione, Francesco, però... C'è anche da dire che noi abbiamo un problema, non abbiamo ancora una formazione titolare, questo purtroppo, io però non mi sento, cioè non attacco Pirlo, sia perché è comunque un debuttante, tra l'altro evidenziamo un dato che è, secondo me è anche troppo attaccato Pirlo, il primo allenatore a non aver perso nelle prime 10 partite di campionato da debuttante, non è un dato da Sì. poco, comunque... Sì. Corna facendo, gli scongiuri facendo, non è, insomma, la Juventus ha fatto qualche pareggio di troppo, ma ci arriviamo, ne abbiamo già parlato, però comunque non è facile trovare subito il modulo, la quadra, soprattutto perché ha cambiato, anche il centrocampo è cambiato, c'erano Pjanic e Matuidi che comunque erano dei titolari, non ci sono più. Certo. Però Francesco, in questo, diciamo, in questa situazione non semplicissima, a mio giudizio, ma non per trovare alibi, ok? Però devo anche dire che forse qualche punto, allora la Juventus in passato ha sempre vinto, a mio giudizio, contro tutto e tutti. Cosa intendo? Siamo stati superiori a tante, magari a episodi sfortunati arbitrali. Pensiamo ad Udine, dove fu espulso Mandzukic, che c'era un rigore, fu espulso per proteste e vincemmo 6-2 con tripletta di Esatto. Khedira. Ok, quello è l'emblema di cosa sia la Juventus. Oggi per me la Juve non ha quella forza, ancora non l'ha. Quindi l'episodio negativo, se si inserisce in un contesto dove non stiamo giocando bene, magari siamo in svantaggio, può metterci in seria difficoltà. Anche nel derby, e qui adesso andiamo anche a recuperare e avremo anche il nostro, insomma, un intervento a breve, ci sono stati degli episodi. Quali? Mandiamoli in onda. C'è stato questo. Questo è un Rosso intervento. diretto. Qui Questo non è c'è rosso discussione. diretto. Qui il VAR non per... Allora, qui non stiamo cercando alibi, però dobbiamo fare un'analisi, giusto? Un'analisi Certo. oggettiva. Questo è un intervento, secondo me, noi li abbiamo chiamati svarioni, perché questo è un intervento dove il VAR deve intervenire. Il giallo è un provvedimento, Francesco, penso che non dobbiamo neanche discuterne. Rosso diretto. È stato espulso Chiesa a Crotone per nulla, fondamentalmente, se ricordate. Sì. Ancora, andiamo avanti. Questo è il gol annullato. Allora, questo gol, Francesco, che è il gol di Cuadrado, io inizialmente non avevo dubbi che fosse fuori gioco di Bonucci. Poi ho rivisto un po' meglio anche ieri il gol. Bonucci in realtà non è stato annullato il gol perché Bonucci ostacola il portiere, perché ha detto l'arbitro che non ostacola il portiere, ma perché avrebbe infastidito il difensore del Torino. Se vedete bene l'immagine, però, il pallone passa alla destra del difensore del Torino, cioè il difensore del Torino ha addirittura superato il pallone, ha fatto il suo intervento senza essere ostruito da Bonucci e l'ha lisciato, ha ciccato l'intervento. Quindi anche qui, Francesco, io avrei dei dubbi, non è così netto questo fuorigioco. Io non penso sia in questa azione particolare di Bonucci. Allora, al momento del tiro di Cuadrado, in tempo reale, la prima cosa che ho pensato è che Bonucci andasse ad ostacolare, o per meglio dire, coprisse la visuale, il cono, perché poi è realizzato un cono di visuale da parte del portiere. Rivedendolo, onestamente, Bonucci non va ad ostacolare, perché la giocata del difensore avviene subito, insomma, no? Quando Bonucci va a contrastare, se così vogliamo dire, ad avvicinarsi al difensore, il difensore ha praticamente lisciato il pallone, quindi ha praticamente già fatto la sua giocata. Bonucci va a disturbare un calciatore che ha già giocato, ha già fatto la sua azione. Quindi io ho tantissimi dubbi per quanto riguarda questo gol. Io penso che questo gol poteva benissimo essere dato, e volevo ritornare sull'azione, sull'immagine che hai mostrato precedentemente. Quell'azione è un rosso palese, perché non ci sono spiegazioni. Il giallo è stato un qualcosa di assurdo, e quello era un rosso palese. Quindi la Juventus ogni partita subisce comunque delle situazioni poco chiare. C'è tantissimo dubbio, quello era un rosso diretto. Su Bonucci ci sono dei dubbi, si può dare o non si può dare. Purtroppo a noi non ci hanno dato il gol. Allora, giusto per chiudere, perché ci dice giustamente Claudio Roviello, ci ricorda con l'Udinese segnò anche dei gol in fuorigioco in quella partita con Rievocato. Michele Di Rauso è d'accordo con noi, ci salutiamo. Sì. Maurizio Spirito.
cioè il messaggio di Paolo Falconcini che saluto, bisogna verticalizzare altrimenti arriviamo sempre al limite dell'area e torniamo indietro, certo, è inutile il possesso palla senza verticalizzazione, siamo d'accordo, credo Francesco, ci vuole sempre un centrante e questo è un problema che abbiamo da 2 anni, sì, adesso abbiamo Morata, però diciamo che serve anche quello di riserva. Allora, ma io volevo collegarmi molto velocemente, giusto 2 secondi, al discorso che hai fatto tu prima, perché poi alla fine io penso che la base di tutti i discorsi sia, è tutta lì, cioè il fatto che la Juventus non abbia una continuità nell'undici titolare, cioè non ci sia la struttura, la Juventus, parliamo proprio in modo semplice, alla Juventus non si capisce chi sono i titolari e chi sono, tra virgolette, i panchinari, perché poi la Juventus di panchinari non ce ne sono, però sicuramente non c'è una continuità nell'undici. Il fatto di non avere una continuità nell'undici titolare implica che è possibile non riuscire a vedere un bel gioco, perciò Pirlo deve partire prima dalla struttura e dalle fondamenta, capire chi sono i titolari e su chi puntare. Da lì bisogna capire le qualità del calciatore e poi cercare di dare gioco alla squadra. Io penso che il discorso basilare, il punto è tutto lì, il nocciolo della questione. Bisogna capire chi sono i titolari. Da lì la Juventus potrà riuscire a trovare un po', come si suol dire, la quadratura del cerchio. Quindi adesso non possiamo aspettarci un grandissimo gioco, a parte qualche leggero spazio. Bisogna capire chi sono gli 11 titolari. Assolutamente. Allora, io vedo davvero tantissime domande, anche Luigi Matrone, Luca Spanò. Però prima una piccola interruzione, perché? Apriamo una parentesi, perché io vedo sempre comunque attaccare, spesso una volta era Allegri, poi Sarri, adesso Pirlo, siamo un po' difficili da accontentare come tifosi. Veniamo comunque da 9 anni di vittorie, io ricordo che è stato proprio recentemente il compleanno di Andrea Agnelli, il presidente, gli facciamo anche noi i nostri auguri nel nostro piccolo, chiaramente. Sì. L'avventura di Agnelli iniziò con un allenatore, però io non so, forse i tifosi, allora vogliamo un pochino rievocare come è iniziata l'avventura di Agnelli, magari forse i tifosi, qualche tifoso vuole tornare a quei tempi. Adesso andiamo un attimino a salutare il nostro ospite. Buonasera, mister. Buonasera a tutti quanti. Buonasera Domenico, buonasera Francesco. Mister, buonasera. La Juventus sta giocando spesso con delle ali offensive, con un 4-4-2. Pirlo forse ha ripreso un po' il suo Chievo con il Luciano fu Eriberto, diciamo così, Manfredini, quelle ali che volavano alla Juve, le ha avuto Krasic, è stato con noi nel 2010-2011. Una sua impressione? Ma questi giocatori ricordo molto bene, ricordo molto il modulo 4-3-3, con 3 esterni, con giocatori che correvano molto, Krasic in particolare, ma soprattutto il cambio c'è stato quando è stato preso un attaccante come Nato, un giocatore che mi allargava molto il gioco, soprattutto nelle tre fasce, 3-4-3 o 3-4-3, sono moduli che variano. Mister, una domanda, ma lei usava un dialetto o insomma parlava in questo modo con i suoi giocatori? Era amato di un po' il portatore, era lui che definiva un pochettino Marotta, ma Marotta e Mato erano un po' che facevano un po' per capire un po' tutto il modo del giocatore, era chiaro. Chiaro. Mister, ma questa, giusto perché non le voglio rubare altro tempo, quindi un'ultima domanda: come vede questa Juventus? Riuscirà a volare? Ma è una squadra che deve allargare il suo gioco, deve giocare con un 3 giocatori che sono sulle fasce, soprattutto per velocizzare, soprattutto la manovra e partire con un movimento molto più a scalare sulle tre quarti che si spostano lateralmente sulle tre punte. Va bene, mister, comunque è stato chiarissimo, abbiamo capito tutto, vuole salutare i nostri amici, dirgli di seguire Feedback. Mi raccomando a tutti i tifosi juventini di seguire Feedback con noi, benvenuto, e un caro saluto in particolare al presidente Agnelli, che ricordo con molto, molto piacere. Va bene, buonasera mister. Ciao mister. Buonasera. Vabbè, come avrete capito, è il nostro Vincenzo Di Caterino, chiaramente lo invito come sempre adesso ad accendere, può accendere la webcam, attivare. Ciao ragazzi! Ciao in tempo! Ciao! No. Oggi ci hai deliziato con una Marcord, dai! Ragazzi, un piccolo ricordo da dove siamo partiti, magari forse qualcuno, devo dire la verità, non facendo polemica per carità, però
si è anche dimenticato un po' i nostri primi passi. Li abbiamo mossi con un allenatore che in quel periodo storico era tanta roba, ragazzi. Ricordiamoci che insomma, con la Sampdoria forse aveva fatto il campionato migliore, però Sì. insomma, voglio dire, da lì poi c'è stata un pochettino la nostra partenza. E quindi lo ricordo anche con affetto, con particolare insomma, simpatia. Però Vincenzo, ci teniamo stretti Pirlo. Che pensi di, anche di Assolutamente. questa No, settimana? Dai, assolutamente. una tua impressione, una tua sensazione su quello che è stato il derby, su questa settimana della Juventus e quelle a venire, dai. Allora, ragazzi, io mi trovo sempre un po' con il pensiero che esprimete voi nella ricostruzione, nelle analisi sempre molto puntuali e precise, sia tu Domenico che ovviamente Francesco. È un po' il pensiero che ci accomuna perché sin dall'inizio noi abbiamo avuto sempre questa idea di sostenere la squadra, sostenere l'allenatore, poiché è una realtà nuova, una Juve nuova, si sta veramente affacciando una nuova era, quella di dare spazio ai giovani. E la società ha fatto qualcosa, secondo me, di importante, cioè quello di creare un nuovo assetto. Sia appunto a livello della guida tecnica, sia poi con gli stessi calciatori. Quindi veramente dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi, non dobbiamo lasciarci scoraggiare magari da momenti difficili, così come da situazioni in cui anche loro stanno cominciando a cambiare passo. Ecco, tra il primo tempo e il secondo tempo del derby, la squadra ha avuto quella reazione. Ho visto in McKennie un po' quell'anima che serviva per dare la scossa, lo stesso Bonucci poi ha ripreso con quella stessa cattiveria, determinazione. Vedevo una squadra viva, una squadra vogliosa. Ha messo tanto cuore, hanno messo tanto, veramente tanto impegno. E alla fine, come diceva un po' Francesco, in questa sorta di finali che si stanno ripetendo, siamo riusciti a portarne a casa una. L'importante era quello precedentemente nella partita di Coppa, riuscire a centrare la vittoria e l'abbiamo fatto. Ora c'è questa prestigiosa partita domani col Barcellona, però io punto principalmente al Genoa perché è lì che dobbiamo andare, secondo me, a rinsaldare un pochettino la classifica e recuperare appunto i punti un po' persi in passato, però dobbiamo guardare avanti. Assolutamente. Allora, Vincenzo, nel salutarti, ci chiede Luca Spanotti, fai l'imitazione di Pirlo e di Moggi con calma in futuro. Ci stiamo Ogni lavorando. puntata un'imitazione perché sennò ce le bruciamo tutti piano piano, perché Vincenzo non lo fa per lavoro, è una passione, sappiatelo. Anche lui, insomma, ci delizia per la sua bravura, però è una passione anche per lui. Va bene, Vincenzo, noi ti ringraziamo, sarai sempre Grazie a nostro voi ospite, ragazzi, chiaramente. grazie sempre a Allora, voi e un abbraccio. ok, Ciao grazie Vince. Vincenzo, ciao, ciao, Forza Juve, ciao ragazzi. ciao. Oh. Allora, Francesco, adesso recuperiamo un pochino di domande, di osservazioni. Ci dice Marcone Gerardo, secondo me manca anche un ariete per poter cambiare modulo, se continueranno a chiudersi così, cross come abbiamo visto. Allora, un ariete, quando abbiamo Morata e Ronaldo, secondo me nel gioco aereo siamo comunque pericolosi. Orsato riprende il discorso, Domenico Bruno, il discorso è questo, che comunque, Francesco, chiudiamo anche il discorso Svarioni, abbiamo visto altre squadre. Io prendo per esempio il Napoli, il fallo del Crotone, non può essere espulso per carità, ma è meno grave di quello del Torino, perché ha preso prima il pallone, c'è un'altra dinamica. Quindi allora, se fai dell'espulsione a Crotone, al giocatore del Crotone, la dai anche al giocatore Lukic del Torino, così come se dai a Chiesa che non ha fatto niente, espelli Lukic, così come se Ma dai... anche in Sampdoria Milan c'è comunque una situazione abbastanza dubbia, insomma. Una situazione dubbia, non c'è un rigore, una gomitata di Romagnoli, non viene dato il rigore, ci sono dei falli di mano, in un punto si interpreta in un modo, in un altro. Allora, comunque, voglio dire, dobbiamo anche evidenziare questo. Con il Verona c'erano due rigori clamorosi, a parte il gol annullato a Morata. Allora, leggiamo un pochino però lo spunto di Luigi Matrone. Dybala, che per fare il salto dovrebbe evolversi in simil Gomez Ilicic, riempire lo spazio centrocampo e attacco, aggredire gli spazi e creare avere spunti interessanti. Che ne dite? Due, se torneremo su qualche bel nome svincolato a Genoa, Milik, possibile alternativa a Morata. Allora, Francesco, faccio rispondere prima a te a queste due osservazioni. Dai. Beh, innanzitutto saluto Luigi che è un amico. Sono due spunti molto molto interessanti e sul quale mi può trovare d'accordo. Sul primo, per quanto riguarda Dybala, io penso che lui intenda un po' il ruolo che fa Gomez con Gasperini, però c'è bisogno comunque
è fondamentale il lavoro degli interni ed è fondamentale soprattutto il lavoro dei terzini e degli esterni che fanno tantissimo movimento. Vedrei molto bene un Dybala in quel ruolo, però questo lo potrebbe portare ad allontanarsi parecchio dalla porta. Dybala negli ultimi 20-15 metri è un giocatore molto importante, quindi allontanarlo dalla porta non sarebbe proprio il caso. È una visione su quale onestamente ci ho pensato anch'io, alle caratteristiche per farlo, e non mi dispiacerebbe comunque, nonostante si allontani comunque dalla porta, vederlo in quel ruolo. Per quanto riguarda Milik, in questo momento la Juventus serve un po' l'ariete che faccia panchina, no? Anche per dare un cambio a Morata. Con Morata c'è tanta profondità, c'è la possibilità comunque di puntare l'avversario, acquistare un calciatore quasi un centravanti Boa per dare anche alternative, no? Anche all'azione, per poter giocare anche un po' più sull'esterno. Penso che sarebbe un'idea interessante. Non so se Milik è il giocatore che faccia al caso nostro, però è un calciatore sicuramente da prendere in considerazione. Non è l'ultimo arrivato, però Sì, dobbiamo anche dire che Milik è fermo da parecchio, quindi non so in che quello è un stato problema. Quello può essere un problema, però sono d'accordo con te su Milik, su Dybala, quello che ha detto Luigi Madrone è giusto, può giocare lì magari avendo anche le due punte, l'avevamo immaginato come trequartista, magari dietro Ronaldo e Morata, però io lo vedo in quel ruolo, soprattutto nella parte finale della carriera, o comunque tra 3-4 anni, perché adesso io lo vedo come seconda punta, anche se la sua tendenza spesso è quella di arretrare, quindi ci può stare, però magari lo vedo più negli anni, in quel ruolo, più avanti negli anni. Secondo me 4-2-3-1 con Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro, dice Luca Spanò, McKennie, Arthur, Cuadrado, Ramsey, CR7, Morata. Quindi lui vede, però il problema è CR7 nel 4-2-3-1 come esterno sinistro, andrebbe Guarda, quando io gioca. dico questo a Luca Spanò, è sicuramente una formazione che abbiamo pensato un po' tutti, il 4-2-3-1, la Juventus ha anche le caratteristiche per farlo. Io penso che in questo momento della stagione la Juventus non sia in grado di sostenere la squadra con soltanto due interni a centrocampo. Penso che Perché ci voglia un terzo. è parente al 4-4-2, ne abbiamo parlato tante volte. Esattamente, Giuseppe Feltra esattamente. ci dice, essendo juventino da più di 60 anni, complimenti, che quest'anno il VAR per noi sarà un incubo, ma non solo quest'anno. Il debutto del VAR fu con il rigore in Juventus-Cagliari riparato da Buffon, se ricordate. Gregorio Tutitta, che saluto, Cuadrado terzino, uno spreco. Dobbiamo prendere un terzino adesso di ruolo. Danilo centrale, ottima intuizione di Pirlo, però è un centrale che imposta a tre. A tre, Attenzione, un sì. centrocampo ibrido. Centrocampo necessita almeno un mastino dai piedi buoni e un regista veloce per girare palla velocemente. Sì, parleremo anche, ora ci allacciamo anche un discorso del centrocampo. Allora, questo è il messaggio prima di Gerardo, saltiamo un po'. Buonasera Pierino Gentile, mi spieghi la storia di Pogba, piazza segnato, ci dice Pierino Gentile, beh, ci fa piacere per lui. Allora, prendiamo il messaggio di Vita Lovece, mi spieghi la storia di Pogba. Allora, quindi possibilità Pogba, Francesco, a questo punto. Allora, andiamo dritti senza fare giri di parole e vendere fumo, come si suol dire. Noi su Pogba oggi non abbiamo notizie. Che cosa vuol dire? Che abbiamo appreso, se non sbaglio, una notizia che domani uscirà su Tutto Sport, che Mino Raiola, il procuratore, avrebbe detto la storia di Pogba è finita. Quindi quella di cui possiamo discutere oggi non è una notizia di mercato in ottica Juventus, in che senso? È una notizia di mercato perché Pogba abbiamo compreso che chiuderà la sua avventura a Manchester, salvo stravolgimenti, potrebbe chiuderla già a gennaio. A questo punto Francesco ha fatto anche la panchina, quindi potrebbe addirittura chiuderla a gennaio, chissà. È un'opportunità per la Juventus? Punto interrogativo. Perché no? Sappiamo che anche Marchisio ha fatto un tweet, è legato all'ambiente bianconero un po' come lo era Morata. Economicamente è sostenibile, Francesco? Questo mi chiedo io e mi chiedo, dobbiamo sacrificare qualcuno? Punto interrogativo. Dybala, tu vorresti Pogba? Quindi innanzitutto, tu Pogba, perché anche su questo il tifo è diviso. Ci sono tifosi che dicono non è più quello dei tempi bianconeri, a Manchester si è un po' perso, non vogliamo una minestra riscaldata. Io sarei strafavorevole, lo dico così, ho detto il mio pensiero. Tu saresti favorevole, stiamo ragionando di un'ipotesi, ok? Di una possibilità. Tu saresti favorevole? Allora, partendo dal presupposto che in questo momento, in questo periodo storico, sostenere Pogba sarebbe abbastanza complicato. Detto questo, io sarei favorevole, ma semplicemente perché? Perché in questo momento la Juventus ha bisogno di qualità a centrocampo, ha bisogno di un top player a centrocampo. In avanti il nostro top player ce l'abbiamo, non si sa per quanto altro tempo, c'è un Morata in ascesa, ci sono calciatori molto promettenti come Chiesa e Kulusevski. Ad oggi un calciatore molto importante, forte come Dybala, lo sacrificherei soltanto per Pogba, ma semplicemente per un parere e per un'opinione prettamente tecnico-tattica, nel senso che
La Juventus dov'è che deficita di calciatori di grande qualità? Dove c'è bisogno di un top player? C'è bisogno di un top player a centrocampo. Per acquistare Pogba la Juventus deve sacrificare. Io sacrificherei onestamente Dybala, anche se non so Ronaldo quanto tempo ha davanti a sé alla Juventus. Però la domanda che mi hai fatto tu è una domanda secca. Mi hai detto Dybala, Pogba. In questo momento la Juventus anche a prescindere di... anche a prescindere da Dybala, diciamo. A prescindere da Dybala comincerei a ragionare su CR7, detto onestamente, ma semplicemente per questioni anagrafiche, non per altro. CR7 non penso vada avanti per altri 3-4 anni alla Juventus. No. Sacrificherei Ronaldo per Pogba, anche nei prossimi anni, insomma. Dunque, allora, ci hanno detto sia Pirino Gentile sia Luca Spano che adesso Silvano Pellegrino, 50 milioni, una notizia a quanto pare battuta adesso, quindi noi siamo in diretta, non possiamo prenderla. Per ritorno, tra l'altro io ve lo dirò, ragazzi, io oggi non ho notizie certe, però se ci arriva qualche notizia, però di quelle concrete, non così fumose, noi la batteremo e la daremo come sempre, altrimenti riportiamo quello che dicono i giornali, non ci sono problemi. Il problema può essere l'ingaggio. Lì, a mio giudizio, dovrebbero intervenire degli sponsor. L'operazione cartellino, Francesco, forse mi preoccupa un po' meno, perché avevo visto anche Paratici con queste operazioni, 10 milioni più 10 più 50, insomma, un po' alla Morata, un po' alla Chiesa, si può ammortizzare negli anni. Ok. Il discorso è, Pogba, secondo voi, è un top nel suo ruolo? Secondo me, ancora oggi sì, perché non è un giocatore vecchio, non vorrei sbagliare, un 93, potete anche controllare, non vorrei sbagliare, è un giocatore nel pieno della maturità. Quindi non è un giocatore, per me nel suo ruolo ha tutte le potenzialità, ma l'ha dimostrato già a 20 anni, è un campione del mondo comunque, e comunque da protagonista, non da comprimario, è un top. Se vogliamo ragionare via Dybala dentro Pogba, Dybala è un grande campione, però non è un super top nel suo ruolo. Pogba può essere il numero uno nel suo ruolo, Dybala non lo è, non lo sarà, perché sono dei giocatori più forti. Però io qui vorrei anche aprire una parentesi di Dybala con te. Spesso hai detto, se dobbiamo toglierci Dybala per prendere Pogba, leviamo davanti e mettiamo in mezzo, però alla fine un po' ci indeboliamo comunque, siamo d'accordo? Togliamo qualità davanti e la mettiamo in mezzo. Noi dobbiamo ragionare cercando di fare operazioni che aggiungano e non tolgano. Siamo d'accordo? Certo. Dybala. Io Dybala, sinceramente, non mi sento di scaricarlo dopo 2 mesi dove ha recuperato dal Covid, però ha avuto vari virus intestinali, non è in forma fisicamente. Sai, io mi sono esposto, me l'aspettavo più in forma con il Torino, ma non solo io, perché con il Benevento avevo visto dei miglioramenti, non ci sono stati con il Torino, però secondo me è stato eccessivamente massacrato, perché ha giocato in un ruolo non suo, Ronaldo ha rischiato anche di segnare, Ronaldo è anche stato un fantasma con il Torino, comunque io l'ho visto presente sul finale di partita, io l'ho visto partecipare all'arrembaggio finale, non è stato preciso, la partita non è stata positiva, però io ho visto segni di miglioramento, in che senso? Non è sparito, non è scomparso dalla partita. Quindi io sinceramente, scaricare un giocatore che fino a 2-3 mesi fa, diciamo fino ad agosto, ok, quando è mancato con il Lione, per noi è stato un dramma praticamente dal punto di vista tecnico, è stato decisivo e che nei suoi anni alla Juventus spesso mi ha tolto le castagne dal fuoco, io non me la sento sinceramente, io ci punto ancora. Poi chiaramente se diventa un discorso mentale, un discorso di non si trova più con l'ambiente eccetera, un discorso tattico, cambia il discorso. Però io ti chiedo, tu da tifoso e anche dal punto di vista tecnico, investiresti ancora su Dybala? Io assolutamente sì, io reputo Dybala un grandissimo campione, un calciatore su cui la Juventus può ancora puntare per costruire il futuro. Ricordiamo che comunque parliamo di un giocatore che si appresta a vivere i migliori anni, no? Sotto il punto di vista della maturità. Non mi faccio sicuramente ingannare da questo momento di forma un po' particolare e può essere anche un momento psicologico. Il problema di Dybala è questo, è un po' la collocazione. Dybala dovrebbe incontrare un allenatore che lo faccia giocare nel suo ruolo, anche nel 4-4-2, dipende Dybala che ruolo gli fa fare. Se Dybala in questo momento non fa la seconda punta, quindi gioca fuori ruolo. Il problema di Dybala è la collocazione. In questo momento la Juventus ha bisogno di un top player a centrocampo e Pogba è un top player. Dybala è un gran campione, è un calciatore che in questo momento non sta dando il massimo, ma su cui, ripeto, la Juventus può puntare. È ovvio, spererei che comunque Dybala rimanesse e acquistassimo Pogba. Se però dovessi essere davanti ad una scelta, io onestamente continuerei e punterei su Pogba. Allora sì, Giuseppe Feltri dice anche con Morata sì, c'era scetticismo, poi sono stati tutti contenti, quindi mi piacerebbe magari anche di Pogba. Ci dice Perino di sacrificare Dybala e Pogba non è una buona operazione secondo lui, ma infatti ci stiamo confrontando. Io
Devo dire, da, a me il sacrificio non piace, quindi cercherei un'opzione, un modo di operare diverso, quindi stiamo ragionando comunque per assurdo, sia chiaro. Pogba farà ancora la differenza in questo centro? Secondo me sì. Stessa età di Morata, sì, ho visto anche adesso, Pogba è di marzo 93, quindi 27 anni, va verso i 28, insomma di un anno più giovane. Dybala è solo, non ha giocatori simili, tolto Messi, non lo so Pierino, guarda, ci sono dei giocatori, secondo me, sì. Non so, lo stesso Neymar, anche se sono diversi, però può essere un secondo, secondo. C'è Salah che è stato più, secondo me Salah tecnicamente magari non è superiore a Dybala, però adesso in questo momento, gli ultimi anni di carriera è stato ancora più determinante. Cioè ci sono giocatori che, voglio dire, lo puoi sostituire, non è facile ma lo puoi sostituire, però a me piace tantissimo, questo deve essere chiaro, eh. Se pensate al cambio di Dybala siamo degli ingrati, no, non siamo... No, vabbè, non esageriamo, Allora, sono tifosi a PC, allora guarda, rispondere a Vita Lovece, Vita, noi lo stiamo sostenendo assolutamente Dybala, quindi anzi io l'ho difeso anche quando è stato molto criticato, stiamo ragionando in un'ottica economica, cioè la Juve può fare l'operazione Pogba senza sacrificare qualcuno, però penso che anche Francesco sia d'accordo con me, noi sacrificheremmo eventualmente altri giocatori, perché io vorrei... Parliamo di un'eventualità, ci mancherebbe. Parliamo di un'eventualità, è chiaro, però io Dybala comunque ve lo dico, io lo difenderò a prescindere, perché comunque per tutta la sua storia nella Juventus è stata una storia super positiva e spero che lo sia ancora, quindi anche se dovesse far male quest'anno direi stato un anno negativo, ma è stato un grandissimo campione della Juve, questo è il mio pensiero e non lo cambierò mai perché è la storia che parla per lui. Dice Michele di Rauso, sì io ci credo, purtroppo è proprio il feeling con l'allenatore, vediamo, però Pirlo ha speso, però cambiargli il ruolo forse chiedi a Dybala, sono sempre ipotesi perché è difficile la compatibilità con Ronaldo e con Morata, non è semplicissimo. Per me entrambi Dybala e Pogba, dice Maritto, e noi siamo per me sarebbe un sogno, rivedi Morata, Pogba, Dybala quadrato, il famoso gol di Morata col Manchester City, ricostruiamo il poster. Allora, prenderebbe Haaland, Haaland è fortissimo, però è un altro ruolo, Luca, poi non è così, Haaland non è un giocatore facile da prendere, tutti lo vorremmo. Per Pogba il sacrificio Ronaldo, vista l'età, dice Marcone Gerardo, un po' il discorso tuo, Francesco, sull'età. Sì, Dybala sì, ha fatto un gol con l'Inter l'anno scorso, un gol incredibile, sì, ma anche con la Lazio ne ha fatti tantissimi. Io lo continuerò a difendere, sia chiaro. Allora, Pierino forse risponde a me, qui Salah e Neymar hanno ruoli, sì, sono più esterni, giocano più esterni, è vero, assolutamente, perché sono secondi punti, ma Salah soprattutto gioca più esterno, ma assolutamente. Ma io per Dybala spenderei solo bene, però no, è una possibilità di cui stiamo parlando, e comunque lo continuerò a sostenere. Parliamo di un grandissimo calciatore che farebbe comodo e farebbe titolare in qualsiasi squadra, quindi è ovvio che non ci priveremo mai di Pogba, di Dybala. Però dobbiamo fare anche delle opinioni tecniche, in questo momento le pecche le abbiamo a centrocampo. Sì, allora Silvano Pellegrino dice forse Bentancur potrebbe far monetizzare, però non il Bentancur di oggi, quello del derby, giusto per anche riprendere un po' il discorso, mi è piaciuto nella seconda parte, però è ancora lontano dai suoi standard. Poi Francesco, nel derby mi è piaciuto molto anche Chiesa, noi abbiamo nominato MVP quadrato, mi è piaciuto anche Chiesa. A proposito di MVP, Francesco, io vorrei recuperare questo, abbiamo inaugurato, noi abbiamo la nostra rubrica dell'MVP del mese, abbiamo votato Ronaldo, che non sbaglio è stato votato anche dai tifosi della Juve, però abbiamo inaugurato in particolare su Telegram, quindi invito tutti a seguirci su Telegram, la rubrica vota l'MVP del mese, i nostri amici hanno con una maggioranza netta superiore al 50% votato Morata, e quindi siamo qui a celebrarne comunque, ha fatto un altro mese a mio giudizio ottimo Francesco Morata. Assolutamente sì, io penso che sia stata la più bella sorpresa di questo inizio di campionato, soprattutto di questo mese. Io penso che Morata sia stato veramente decisivo in tutte le partite, anche dove non ha segnato, lavorando di sponda, facendo partite di sacrificio, e soprattutto vedo una grandissima coppia, una grandissima intesa con CR7, e non è una cosa scontata e non è una cosa semplice. Assolutamente. Dunque Francesco, recuperiamo un pochino, andiamo veloci un pochino gli impegni, abbiamo affrontato la Dinamo Kiev e abbiamo vinto, il Torino abbiamo vinto, adesso abbiamo il Barcellona, poi ci sarà la partita stranamente di domenica con il Genoa, c'è più distacco rispetto a Dinamo Kiev Torino, non capirò mai il calendario, forse per diritti di quel così, quindi abbiamo questa partita con il Barcellona. Possibili formazioni, forse giocherà Buffon, ho letto, ti leggo la formazione che davano un poco i mass media, se la riesco a recuperare, comunque non davano De Ligt, per esempio, ma Buffon, Quadrado, Bonucci, Danilo, Alex, Sandro, quindi immagino ancora una difesa ibrida, sai,
Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa, Morata, Ronaldo. Allora io ti faccio una domanda precisa. Se rinunciamo a Szczęsny e De Ligt, comunque rinunciamo a due titolari. Sì. Mi chiedo, se vogliamo andare a vincere, è vero, Buffon merita il palcoscenico, però Szczęsny anche con il Torino, comunque in questo momento Szczęsny è più forte, senza girarti un po'. Ok, certo. Sta facendo anche belle prestazioni. Se vogliamo andare a Barcellona per cercare il primo posto, quindi l'impresa, perché comunque dobbiamo fare un'impresa a vincere 3-1, comunque con, o almeno 3-0, 3-1, eccetera, dobbiamo farlo o con i giocatori migliori, oppure a quel punto fai un turnover e vai e te la giochi. Cioè, forse questa è un'ipotesi, potrebbe essere una mezza via, non so, io sarei o per il giocarci il tutto per tutto e fare una bella figura, oppure se vuoi rinunciare, però io non rinuncerei, io me la giocherei, perché il primo posto è importante, ma anche per il prestigio, eccetera. A quel punto poi non ha senso fare un po' di turnazzi, un po' sì un po' no, dai. Ah, la formazione di Pirlo per quanto riguarda domani sera, almeno quello che sta uscendo nelle ultime ore, mi lascia parecchi dubbi, perché poi non si capiscono le vere intenzioni dell'allenatore. Non ho capito se vuole andare a fare l'impresa o se comunque vuole andarsela comunque a giocare facendo questo turnover. Il turnover non lo fai o non lo fai, soprattutto in queste partite dove insomma l'importanza arriva fino a un certo punto, perché comunque l'obiettivo stagionale di passare il turno è stato comunque conquistato. Io penso che Pirlo abbia capito che fondamentale in questo momento è il campionato, soprattutto dopo la qualificazione acquisita. Io dico questo, io penso che con la formazione che ha schierato, che vorrà schierare domani sera, soprattutto col modulo, penso che sia una partita molto molto dura da vincere, soprattutto nella parte centrale del campo. Sì, non sarà facile, inutile insomma starci a girare, sì, a girarci intorno. Allora, sto un attimino recuperando, volevo recuperare ancora qualcosina, però sei un attimo bloccato, ma lo recuperiamo. Francesco, è stata anche una settimana particolare, però prima mandiamo in onda, sì, parla Giuseppe Feltra di Dybala, dietro due punti a un centrocampo più fisico non potrebbe rendere di più, un centrocampo sì più però una scelta buono. No, esatto, una scelta così però vorrebbe dire bocciare un po' la campagna acquisti della società, perché poi alla fine ci sono tanti esterni alla Juve, due punte sì. Allora salutiamo Federico Ronchetti, domani Dybala, Ronaldo, Morata insieme, ci chiede, no, guarda, io sarei sorpreso, dico la verità, sarei sorpreso, non credo, io me la giocherei. Potrebbe, ma perché no? Antonio ha detto che non abbiamo nulla da perdere. Antonio Enrichi, lo penso che anche con Pogba, con tutto rispetto, non risolve il problema del centrocampo. A mio avviso, ha bisogno di un giocatore. Allora, Pogba, secondo me, è un giocatore completo. Forse non risolvi tutti i problemi, però metti una bella pezza, come si suol dire. E quindi, voglio dire, magari ragazzi, cominciamo a salire di livello a centrocampo e vedete che cambia la situazione. Ancora Federico Ronchetti, se domani sera, stessa domanda insomma. Allora Francesco, abbiamo ancora un pochino di tempo, possiamo anche toccare insomma qualche altro argomento, chiaramente. Sì. C'è stata una settimana comunque dove abbiamo visto il famoso caso Suarez, però non voglio stare qui a dare le stesse spiegazioni che abbiamo dato due mesi fa. Allora adesso cosa faccio? Se non ho sbagliato, adesso linko ai nostri amici la nostra pillola, la sto linkando davvero adesso in diretta, spero di riuscire, perché vi invito ad andare sulla nostra pagina YouTube, dovrei averla linkata, e a vedere la pillola che abbiamo fatto più di due mesi fa, a settembre, sul caso Suarez. Se avete notato, tutto quello che stanno dicendo i mass media, più o meno è quella, l'ipotesi chiaramente, anche se un po' travisata, eccetera, quello che noi avevamo anticipato più di due mesi fa. Volendo sintetizzare, io dico che si sta un po' speculando su questa situazione, perché è emerso chiaramente, abbiamo pubblicato anche quella che è stata insomma quanto sostenuto appunto dallo stesso GIP Frabotta, ironia della sorte il nome del GIP, dove è stato escluso qualsiasi coinvolgimento dell'entourage bianconero, tant'è vero che Paratici sì è indagato, però per false informazioni al PM che non riguarda assolutamente l'esame, perché altrimenti era già indagato per altri titoli di reato, questo è sicuro, lo dico da avvocato. Quindi, riassumendo, ora non voglio rievocare l'articolo 32,7 del codice di giustizia sportiva, articolo insomma 8, eccetera, le varie lettere, perché basta che andate sulla nostra pagina, magari la recupero dopo e la mandiamo anche in onda, e seguite quella pillola. L'unica cosa che è cambiata è che è un pochino cambiato lo scenario dal punto di vista penale, però dal punto di vista sportivo, vi ripeto, al momento, Francesco, non c'è nulla. Non c'è nulla, la Juventus non rischia nulla, al massimo mie ipotesi, però bisogna dire anche poi gli avvocati che sono indagati, per cosa sono indagati, poi come va il procedimento penale, potrebbe rischiare eventualmente un'ammenda, come stanno oggi le cose. Quindi io sinceramente non ritengo opportuno fare degli aggiornamenti
degli aggiornamenti sulla situazione, perché direi quello che già abbiamo detto. Permettimi di dire, molti hanno preso anche spunto, probabilmente perché hanno ripetuto cose che siamo andati a dire 2 mesi fa. Però io non seguo molto la televisione, o almeno certi programmi, ho ascoltato, mi hanno riferito che molti hanno speculato, Francesco, su questo. Assolutamente sì, e non è la prima volta, non è la prima volta che guardano le nostre pillole, ma ci fa piacere, non parliamo di questo. Io quello che voglio dire sono praticamente due cose in modo molto veloce. La prima è parliamo di un calciatore che comunque non abbiamo preso, e la seconda cosa che volevo dire è che quello che sto leggendo in quest'ultima settimana a me ha fatto veramente veramente ridere. Intanto state vedendo la pagina YouTube, Domenico vi ha mostrato, ecco, su cui potete iscrivervi, attivare la campanella e cliccando sul link che Domenico vi ha postato nei commenti andate direttamente alla pillola e potrete, ecco, la sto indicando, vedi? Ecco qui. Potrete comunque consultarlo. No, io voglio concludere dicendo che quello che ho letto in questa settimana a me ha fatto onestamente ridere. C'è gente che ha parlato addirittura di retrocessione, professionisti e giornalisti che fanno questo di lavoro. Quindi lascio ai giornali l'ardua sentenza, un po', no? Come successe anche con Calciopoli. Quindi è meglio che lasciamo proprio stare. Insomma. Sì, ma anche perché in passato, è vero, la situazione è cambiata, le norme sono cambiate, ci sono state situazioni reali, diverse, pulite con una sanzione, appunto con un'ammenda, eccetera. Quindi ve lo dico dal punto di vista penale, poi comunque voglio anche ribadire un concetto: essere indagati è anche una garanzia per chi è indagato, perché vuol dire in quel momento tu possono essere compiuti degli atti dove il difensore a cui può partecipare il difensore, perché chiaramente ve lo spiego, l'accusa non è che teoricamente un PM dovrebbe indagare anche su cose a favore dell'indagato, elementi a favore, non solo a carico. Una cosa però, Francesco, non mi è piaciuta è stato anche il comunicato stampa anche della Procura di Perugia, perché ci sono delle, io tutte queste cose mediatiche non le amo, ma poi ci sono delle norme sia europee che del codice di procedura penale, articolo 114, che vietano comunque di pubblicare o diffondere anche il contenuto, un contenuto che dovrebbe rimanere segreto ancora. Quindi a me, sì, quando c'è la parola Juventus, ma parlo in generale, lasciando stare il caso di specie, purtroppo ci si gioca molto e si specula, però voglio dire, ci sono state situazioni reali dove è avvenuto poco e niente. Quindi io oggi, poi se avete domande tecniche, non ho la minima difficoltà insomma a rispondere, posso farlo anche con un video successivamente, però oggi non ci sono degli elementi tali da portarci a fare un ulteriore video, sarebbe ripetitivo, quindi invito davvero a vedere questo. Torniamo un pochino, prima di andare in chiusura, ai nostri amici, recuperiamo un pochino, chi può arrivare a gennaio alla Juve, ci chiede Federico Ronchetti, vediamo Federico, speriamo, io penso, Francesco, sia necessario quantomeno un centrocampista, un attaccante. Io penso che la Juventus stia trattando un calciatore, ma è un mio pensiero, non ho delle basi, quindi fuffa non ne diciamo qui, quindi no. Però penso che un calciatore italiano lo stia trattando. Lo Catelli, lo dico io, però anche sì, se è difficile che si muove a gennaio, ha detto, vediamo. Sì, Pogba lo stanno battendo altre testate, non lo sappiamo. Luca Spanocci, R7, Morata e Chiesa in un tridente, io li vedo bene, sono d'accordo. Quindi vedono tutti il 4-3-3 però, quello che ho detto, questo mi fa molto piacere. Allora, Pierino Gentile ci dice un'unica critica a Pirlo, troppe formazioni diverse, è vero, soprattutto il cuore del campo con giocatori a piedi diversi. Allora sì, il centrocampo io personalmente sceglierei, facciamo un esempio, Arthur deve essere il nostro faro, io punto su Arthur, lo faccio giocare diverse partite e poi vediamo come va. Questa continua, sì, alternanza effettivamente dà instabilità, è vero, in attacco inclusi gli esterni non avremo problemi, in difesa in attacco il problema è in mezzo al campo, sì, dobbiamo dare, forse cambia gli attori anche perché non ha una piena affidabilità da due giocatori, insomma in modo assoluto tale da renderli titolari. Questa è, potrei dire una cavolata, dice Richiedo, Eriksen non dispiacebbe con Rabiot, uno tra Ramsey e Mettini. A me Eriksen è un giocatore che piace, ve lo dico. Può fare anche il trequartista, non so in questa Juve, poi bisogna dire Pirlo, perché nel centrocampo a due Eriksen non può giocare. Francesco, eventualmente in un centrocampo obbligatoriamente a tre. Obbligatoriamente a tre, Eriksen è un ottimo calciatore, non capisco perché Conte non punti su un giocatore di questa caratura e di questa qualità. Poi io non voglio... Noi non parliamo delle cose... Avete visto, anche sul Milan abbiamo bypassato, abbiamo detto, insomma... accennato un po' a degli episodi dubbi del VAR, ma non ci siamo soffermati. Sull'Inter io da punto di vista umano non capisco perché un giocatore che è un campione come Erce, ma a prescindere, però non è un ragazzino, non è l'ultimo arrivato che anche se lo fai debuttare è contento per i 30 secondi, giocare un minuto e mezzo, una partita già decisa, io onestamente non lo so, non la leggo bene questa. Non è stato sicuramente, non è stato un bel messaggio allo sport intero, insomma, no? Chi segue il calcio, sicuramente allora, trattare così un campione del genere.
sembra quasi sia qualcosa, però non ho notizie, quindi non voglio dire sciocchezza. A gennaio ci sarà bisogno di una quarta punta oltre a Pogba. Siamo d'accordo con Silvano Pellegrini. Io metterei anche un centrale difensivo, però se Dragusin Pirlo lo reputa idoneo anche per tenerlo come quarto o quinto, perché no, ma ci mancherebbe. Io temo che quel comunicato, quindi per Innocenti sia più un suggerimento per la giustizia sportiva, un punto forte per la parte penale, lo so che è un paradosso, ma un suggerimento. Allora vi voglio dire un'altra cosa a proposito, il comunicato quando dice per rispondere alle finalità della Juve, attenzione, può essere ambigua la frase, ma va letta nel modo corretto. La finalità della Juve era che Suarez svolgesse l'esame, non la finalità che venisse alterato l'esame, esatto. Giusto perché poi uno che vuole leggere male legge che la Juve voleva farsi esame, no, la finalità era che si svolgesse questo esame. Aggiungo, se Paratici ha una ministra come amica, cioè se Francesco domani diventa un ministro, io non devo chiedere il permesso a nessuno, perché un mio amico e lo chiamo tranquillamente, non è un reato, certo. Anche chiedere di accelerare una procedura non è un reato, ok? E aggiungo un'altra cosa, a fare un esame di lingua per avere poi la cittadinanza non è giocoforza legato al tesseramento, perché io posso anche per mio motivo personale voler avere la cittadinanza, se vogliamo fare gli avvocati, visto che lo sono lo posso dire, tant'è vero che Morata è arrivato alla Juventus 5 giorni dopo l'esame di Suarez. Perché? Perché la pista Suarez era stata già abbandonata quando Suarez è andato a fare l'esame, ormai era una pista abbandonata. L'iter era iniziato, poi ho letto che la richiesta l'aveva fatta addirittura a febbraio Suarez, e quindi l'hanno portato avanti. Però la pista Suarez, a pulizia del calcio mercato, era superata, perché si erano resi conto che non facevano in tempo. Francesco, abbiamo fatto un po' di chiarezza, ulteriore chiarezza. Sì, sì, bene così. Allora, ci dice Giuseppe Afeltre, e qui Francesco la giro a te. Perché questo silenzio davanti a tutto questo che TV e giornali ci vomitano addosso? Noi tifosi cominciamo a essere un po' stufi, faccia qualche querela. Allora, la domanda che interpreto, quindi di Giuseppe Afeltre, la società ogni tanto, vista comunque anche la, sappiamo il potere dei mass media, dovrebbe un pochino essere, non dico violenta dal punto di vista verbale, ma più diciamo presente dal punto di vista delle repliche? Ma io storicamente ricordo comunque una Juventus che è molto restia ad entrare in queste diatribe. Io penso che la questione sollevata nei confronti di Paratici sia molto grave e la società deve farsi sentire. Si è fatta sentire nell'occasione della vittoria per 3-0 contro il Napoli a tavolino, si presentò in primis il presidente Agnelli. Io penso che queste illazioni e queste ingiurie nei confronti di Paratici siano state molto gravi. La società, mi sarei aspettato un comunicato della società, perché è giusto che per vicende soprattutto extra calcistiche, perché poi non parliamo di calcio giocato, parliamo quasi di giustizia, no? Giustizia sportiva. Sì, io penso che la società noi. Esattamente, la società debba farsi sentire mediante qualche comunicato. È giusto che la società si difenda e diffidi tutte queste persone coinvolte in questa situazione. Sì, ma anche perché Francesco parlano tanti che non sanno neanche cosa sia il 371 bis. Cioè il titolo di reato, cioè, ragazzi, false informazioni può essere anche una parziale omissione, un aver non detto qualcosa o detto nel modo sbagliato. Allora il PM vuole aprire magari una porta che è semichiusa e socchiusa e lo fa tramite questo strumento, ma poi Paratici potrà chiarire tranquillamente. Lui ha ribadito: io non ho niente da nascondere e rifare quanto fatto. Se il problema è che non ha detto, ipotizzo Francesco, per fare esempio, se non ha detto io ho chiamato il ministro, se è dimenticato di dirlo oppure ha detto di no, non è questa tragedia. Cioè, riguardo al fatto dell'esame, al discorso della regolarità dell'esame, quello non riguarda noi. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, il procedimento di Perugia, vi erano anche le intercettazioni non per il discorso di Suarez, ma perché vi era un'indagine su altre fattispecie molto più grandi. Questa è incidentale, solo che si fa il comunicato stampa su Suarez, esce il nome Juventus e sono tutti contenti, quando ci sono procedimenti anche sotto indagine molto più importanti. Quindi poi qui dovremmo parlare di altro. Io penso che non ci sia proprio alcun senso dell'intervento di collegare Paratici a questa situazione, perché parliamo di un calciatore non nostro che la Juventus aveva smesso di trattare giorni prima dell'esame di Perugia. Penso che la richiesta, come hai detto tu, è stata fatta addirittura a febbraio da parte di Suarez. Ricordiamo che Cuadrado ha fatto l'esame per la cittadinanza a Siena, quindi in tutto altro comune lì è tutto ok. Quindi io due conti me li farei, insomma, 2+2. No, ma io ve lo posso dire da avvocato, vi dico che Paratici è strano quantomeno al procedimento dell'esame. Poi bisognerà vedere, gli avvocati si difenderanno, ma possono essere anche, cioè sono delle ipotesi, non sono delle sentenze. E io mi fido tranquillamente anche dei colleghi, ma ci mancherebbe. Mi fido tranquillamente dell'operato dei colleghi. Ma adesso riprendo proprio le parole del GIP Frabotta,
escludere l'assenza di, la sussistenza di intese corruttive tra gli odierni indagati e soggetti appartenenti all'entourage della Juventus. L'ha detto il GIP Gagliatti dell'indagine, quindi se l'ha detto ha una valenza maggiore della nostra per chi ha il carteggio. Certo, i comunicati, poi quando lo fa un PM a volte sanno di accusa, ma è un comunicato di parte, però sembrava quasi una sentenza, ma non dovrebbe essere così. Di nuovo apriamo e chiudiamo parentesi. Andiamo un pochino a vedere gli ultimi messaggi. In chiusura, Vita Lovece, voglio chiedervi una preghiera. Fate un appello ai veri tifosi a sostenere la squadra. Non c'è pubblico negli stadi, dobbiamo essere la loro forza. È vero, grazie alla prossima, assolutamente. E ora ci riallacciamo a questo. Pirlo potrebbe pensare a portare Felix e l'Under 23. È molto talentuoso, è un driblomane. Felix, un'ala. Sì. Domani sera, dice Federico Ronchetti, 2 gol di Ronaldo e 3 di Morata, amen. Vi saluto, ciao Federico, alla prossima ti ringraziamo. Ancora Antonio Enrichiello, appunto, un giocatore che se lo fai giocare Eriksen gli dai fiducia a centrocampo, a differenza la fa. Sono d'accordo per prendere anche una punta e sacrificare qualche esterno, visto che ne abbiamo in abbondanza. Per carità, tutti i campioni, vedi Berna, Chiesa, Bernardeschi però ancora sottotono. Se non ha continuità, gente che sono a continuità non ti darà mai il 100% a partite in corso. Salutiamo anche Tony Conte. Cosa rischia la Juve? Sì. Tony ti risponde in modo secco: al momento non rischia niente dal punto di vista sportivo, credo che quella sia la tua domanda. Io al momento ti dico zero, denegata ipotesi, ti dico al momento per quello che so che è il carteggio, almeno che apprendiamo dai giornali, al massimo un'ammenda, però al momento mi sento di dire zero. Spero di essere stato chiaro. Ancora Pirino Gentile. A me fa specie che la stampa italiana, giornalisti navigati, poi non si attenta su queste fasi procedimentali e li faccia diventare addirittura processuali. Ah, figuriamo. Bravissimo, sì. Pierino. Siamo davvero da quarto mondo per l'informazione, e questo dico da sempre anche per altri settori. A me non piacciono i processi mediatici, non mi piacciono le sentenze, non si può esprimere un giudizio su un qualcosa che è sotto indagine, non mi piacciono le sentenze mediatiche fatte all'inizio, cioè non mi piace nulla di tutto ciò. Io... poi per problema, Francesco, io lo dico, è la parola Juventus, questo è il problema, che fa notizia. Ma quando si parla di processi mediatici a me viene un po' l'orticaria, purtroppo a noi c'è stato fatto un processo mediatico e l'abbiamo pagata cara. L'abbiamo pagata cara. Ancora Giuseppe Feltra, posso fare una battuta? Sì, ieri Collina ha capito come ci si comporta quando piove, guardando come ha deciso l'arbitro di Udinese e Atalanta. Però hai ragione, ma non era Perugia Juventus e non c'era la Juventus che doveva perdere forse. Beh, io penso che il campo di Perugia comunque era messo molto meglio rispetto a... No, però la Juventus purtroppo 71 minuti di pausa doveva perdere, è andata così, era scritto nel destino che dovevamo perdere il tricolore. Prendiamola con fatalismo, Francesco, era scritto così. Sì, perché poi sì, se no sì, dobbiamo rispolverare altre questioni che non so. A gennaio 3 acquisti terzino, centrocampista e punta. Terzino non credo, per rispondere ad Ettore Pane, penso non credo che non mi risulta, però non lo so. Vi chiedo due parole sull'involuzione di Kulusevski e saluto Giuseppe Ragozzino. Allora Francesco, giusto in chiusura, dai, ti giro innanzitutto questa osservazione di Pierino Gentile. Tu che idea ti sei fatto insomma su Kulusevski? Che ne hai? Io... questa involuzione è vero, c'è stata un'involuzione di Kulusevski nelle ultime partite. Ma io penso che questa momentanea involuzione di Kulusevski sia data perché il calciatore non ha capito ancora qual è il suo ruolo. Io penso che Pirlo lo stia provando un po' tutti i ruoli, l'ha provato esterno, l'ha provato esterno alto, ha provato addirittura come mezzala, trequartista. Io penso che abbia fatto un po' tutti i ruoli, ancora non abbia capito Pirlo dove farlo giocare. Per me Kulusevski è un calciatore che può fare l'esterno alto a destra, ma può fare benissimo la mezzala perché ha gamba, ha ottimo inserimento, è un calciatore che ha tiro in porta. C'è questa involuzione perché il ragazzo purtroppo non è impiegato in modo continuo dal primo minuto, spesso lo si fa subentrare, spesso lo si lascia in panchina, spesso magari altre volte lo fa giocare titolare. Io penso che la Juventus, il discorso di Kulusevski potrebbe essere ampliato per il 70% della rosa. La Juventus Pirlo deve capire chi sono i titolari, compreso Kulusevski. Una volta che si capisce che Kulusevski è titolare, bisogna cominciare a puntare su di lui. È un classico 2000, ci sta qualche partita un po' sottotono, non è facile entrare a partite in corso, non è facile affrontare squadre chiuse. Lui col Parma aveva molto più campo e poteva farci vedere molti più inserimenti e molti più gol. È un calciatore che ha un grandissimo futuro. In questo momento deve capire innanzitutto lui e deve capire l'allenatore qual è il suo ruolo nella Juventus. Allora, vediamo un po' Ettore Pane, penso che Pirlo non ha capito dove metterlo, ecco, un po' ripreso il tuo discorso, sì. Allora, sì, io penso semplicemente, è un 2000, per rispondere anche a Pierino, un 2000 ci sta, è venuto alla Juve, ha detto anche Pirlo, è venuto alla Juve, le qualità le ha,
Io sinceramente le vedo le qualità sia fisiche sia tecniche, quindi sono abbastanza tranquillo. Il ruolo è un 2000, può essere non definito, anche perché sapersi adattare, perché Kulusevski può giocare seconda punta, lo ha dimostrato, può giocare attaccante, insomma, può giocare esterno, sì, probabilmente può giocare mezzala, perché no? Quindi è un giocatore che, un po' come è stato con Bernardeschi, il dubbio di dove inserirlo non è di facile collocazione perché non è uno che può fare solo un ruolo. Però probabilmente quando parte un po' più lontano dalla porta è meglio perché prende velocità. Abbiamo capito che tendenzialmente ama stare sul centrodestra per accentrarsi con il suo mancino. Questo l'abbiamo capito. Però io non sono preoccupato perché è fisiologico, è giovane, quindi ecco, Pierino è anche d'accordo con te. E anche Antonio e Richiello, chi sono i titolari? Allora, quindi siamo d'accordo insomma su questo Sì. diciamo punto oscuro, punto da chiarire, ecco, però io non do neanche tante colpe a Pirlo perché capisco le difficoltà. Non so, Francesco, del resto noi abbiamo fatto varie dirette, soprattutto quelle di 1 o 2 mesi fa, dove abbiamo detto in modo chiaro che non, per noi la Juve non era favorita. L'abbiamo Certo. detto, non è favorita perché abbiamo anche spiegato non solo un discorso di rosa giovane e modi, ma un discorso di amalgama che avremmo perso dei punti per insomma trovare la giusta amalgama. Questa è la verità e purtroppo è andata così, purtroppo, poi figuriamoci, siamo stati anche sfortunati. Allora, Giuseppe Ragozzino, ragazzi, quando Pirlo acquisirà esperienza riuscirà a collocare i giocatori? Sì, esatto, non avremmo bruciato Certo, i vari prime cose. assolutamente. No, ma assolutamente. E ancora Giuseppe Ragozzino, vi ho fatto una battuta. Se la Juve ruba, perché stiamo ricordando così tanti obbrobri contro? Allora, giusto in chiusura, Francesco, io esprimo nuovamente il mio pensiero. Io credo che non dobbiamo appellarci agli arbitri, però come stiamo oggi, il gol annullato per un braccio in fuorigioco di Morata, non l'ho capita, sinceramente. I due rigori Bernardeschi, Morata, quello di Morata clamoroso, tirato proprio a terra, con il Verona, con il Crotone e comunque episodi dubbi, con la Roma che abbiamo giocato in 10, secondo me, immeritatamente. Cioè ci sono stati degli episodi che qualche punticino purtroppo hanno contribuito a toglierci. È la verità. Non siamo stati, io non ricordo un episodio fortunato, fatemi passare il termine, della Juventus in questo campionato. Diciamo che ci sono stati vari episodi sfortunati. In una squadra consolidata, la squadra consolidata li riesce a superare. Una squadra che è ancora embrionale, non voglio dire embrionale, ma comunque in costruzione, non è riuscita, anche se comunque abbiamo fatto vari gol spesso annullati, non è riuscita ad andare oltre. Questa è la verità, quindi penso che anche un pochino gli episodi, Francesco, non voglio dire i 6-8 punti che ci mancano, ma almeno 4 per episodi sfortunati arbitrali, anche con il Torino. Se non avessimo vinto, però Lukic andava espulso, Lukic poi ha fatto un altro Certo. fallo su Bentancur da giallo al limite dell'area, da giallo tutta la vita non è stato ammonito, veniva espulso anche per doppia ammonizione, lì il VAR non poteva intervenire. Quindi potevamo anche lamentarci, tra virgolette, di questa mancanza. Francesco, un tuo pensiero su questo e mando gli ultimi messaggi. Ma io sarò molto veloce. Penso che l'emblema di queste situazioni riguardanti, ma non solo il VAR, proprio l'arbitraggio in generale, io penso che sia rappresentato dall'espulsione di Morata a Benevento, in cui Morata ha semplicemente definito un rigore imbarazzante e viene addirittura espulso per 2 giornate. Io penso che quello sia l'emblema massimo della cattiva fede. È un mio pensiero personale, me ne assumo la responsabilità. Insomma, io vedo una piccola cattiva fede per quanto riguarda gli episodi riguardanti la Juventus. Viene un po' accentuato quello che fa la Juventus. Penso anche che il fuorigioco riguardante Morata, per quanto riguarda la spalla, di un millimetro in più, un millimetro in meno. C'era gente che faceva battuta sul numero di scarpa di Morata. Se avesse avuto il 42 invece che il 43, magari non era fuorigioco. Sono tutte cose che ci devono far riflettere, sono tutte cose che ci devono far capire che il VAR penso che quest'anno pesi ancora di più rispetto agli anni scorsi. E questi episodi pesano per una squadra che è un cantiere aperto, come dichiarato più volte. Sono tutti ragazzi giovani, sono ragazzi che si stanno formando, sono ragazzi che stanno maturando. Però purtroppo quando ci sono degli elementi a sfavore, magari si può bloccare anche la crescita di questi ragazzi, si può bloccare anche la fiducia sotto il punto di vista psicologico. L'espulsione di Lukic è stato un fattore clamoroso, l'espulsione che non c'è stata di Lukic, l'espulsione di Morata a Benevento un altro fattore clamoroso e tutti questi rossi che la Juventus prende con questa facilità, onestamente mi lasciano molto pensare. Non per niente con la frapparte io l'avevo annunciato che andavamo bene e siamo andati benissimo. Francesco, quando tu dici questo, allora interpreto un po' il tuo pensiero, giusto anche per chiarire a chi ci segue. Il discorso, allora io lo dico, io credo nella buona fede, ma ci mancherebbe, ma anche Francesco crede nella buona fede. Però quando uno dice Certo.
cattiva fede, in cosa intende? Io penso questo, ma lo dico tranquillamente, penso che se l'arbitro sbaglia contro la Juve non succede niente, perché sì, i giornali non protestano, i tifosi non protestano ed l'arbitro viene anche premiato, vedete Fornò a Crotone, viene premiato, esaltato perché è un arbitro bravo, non si fa condizionare, quindi sì, io mi metto io arbitro, se fossi io l'arbitro, nel dubbio sicuramente tendo a sfavorire la Juve, perché se vado a sfavorire la Juve non è una società che si lamenta al primo episodio, ma deve esplodere per lamentarsi, quindi nel dubbio la sfavorisco, ho un episodio dubbio, lo interpreto, lo vado a interpretare nel modo più comodo. Qual è il modo più comodo per me? Quello di magari, non so, è un rosso, non è rosso, vabbè, è la Juve, è un rigore, non è rigore, è la Juve, se le do un rigore dubbio, mi massacrano, non lo do, perché è incerta la situazione, non mi succede niente. Ma questo è un mio pensiero umano. Io penso che un essere umano possa ragionare così. Se invece viene espulso un giocatore in un episodio, abbiamo visto il giallo di Piani, ci hanno costruito ancora i castelli, stanno costruendo. Oppure danno un rigore che è mezzo e mezzo, dicono è l'arbitro juventino, la Juventus ruba, e così, e quindi entri in un giro di polemiche. Quindi per una tranquillità personale, io anche come essere umano sarei portato a ragionare così. Quindi io li giustifico, io critico i mass media e tutto quello che circonda il calcio che porta a questo. Mando gli ultimi messaggi, Francesco, e comunque andiamo in chiusura. Sì, Dybala anche il rinnovo potrebbe incidere. Gio Bossino riprende un po' il nostro discorso. Saluto anche Gianluca Luiu. Non parliamo degli arbitri, però noto che ogni gol della Juve viene visto. È vero, perché anche con il Crotone 3-4 minuti, con il Verona, è vero, io l'ho visto anch'io, sì, con la Juve stanno 3-4 minuti. Poi non lo so, siamo sfortunati. Diciamo che siamo sfortunati, però vengono veramente vivisezionati. Pinzoglio ha detto a nulla anche questo, è stato espulso, però Pinzoglio resta uno di noi. Sì, manca il club assolutamente. Tanto, la Juventus tanto vende i giornali, ha ragione Giuseppe Ragozzino, non capisco, vinciamo da 9 anni, anche per questo è vero, perché più ci rompono e più vinciamo. No, domenica è proprio così, non li giustifico, dice Antonio Enrichiello. Ragazzi, perché uno comunque manteniamo la nostra continenza verbale. Non si è dimenticato che adesso stanno discutendo tra di loro su Dybala, ma noi siamo pro Dybala, l'abbiamo detto, cioè, no, io lo sosterrò. Se va male, dico che ha giocato male, però non dimentico quello che ha fatto. Gli ultimi messaggi, io penso che visto che comunque non siamo ancora a 1000, siamo imbattuti in campionato, è vero, potrà arrivare con pazienza il bel gioco. Gianluca Corazza, ecco qua, Gianluca è tifoso del Napoli, quindi no, adesso ti prende in giro, lo saluto però, un mio caro amico, adesso vuole prendere in giro. Francesco, vabbè, penso che abbiamo davvero sviscerato tutti gli argomenti. Domani c'è questa partitissima, comunque è un big match, Cristiano Ronaldo attendeva questa partita. Forza Juve, speriamo bene, io ti do la parola per un tuo pensiero finale e i tuoi saluti finali. Sì, beh, con la vittoria del derby ci siamo ripresa la quarta finale di cui parlava Pirlo qualche tempo fa, ne abbiamo steccata solo una, che è quella col Benevento, e sono due punti comunque importanti che peseranno. Il nostro sostegno va sempre ad Andrea Pirlo, perché è un allenatore che merita comunque quello che sta creando, è un uomo elegante, un uomo di stile, è stato un grande campione, un uomo di grande personalità che ha creato secondo me un grandissimo gruppo, e si è vista con l'intesa che ha con Cristiano Ronaldo e soprattutto in quell'urlo liberatorio nel finale di partita con Leonardo Bonucci. Noi volevamo comunque ringraziarvi anche questa sera, potevamo fare tantissimo spettacolo sulle parole di Raiola per quanto riguarda Pogba, non avendo notizie fondate, non avendo notizie certe, abbiamo evitato, perché questo tipo di informazione a noi non piace, a noi piace parlare di cose vere e dove c'è comunque ci sono delle fondamenta, insomma, di verità. Detto questo, anche questa sera siete stati in tantissimi, ci avete dato tantissimi spunti con cui parlare, ci avete fatto tante domande, noi siamo a completa disposizione, abbiamo letto come sempre tutti i vostri messaggi. Vi ringraziamo ancora una volta per il nostro piccolo grande traguardo che sono ormai superato, che sono i 1000 follower, e veramente vi ringraziamo. Domenico vi sta mostrando la nostra pagina YouTube, vi invito ad iscrivervi, qui troverete la nostra diretta di domani, troverete le nostre pillole. Come sempre sapete che siamo su Facebook, quindi continuate a seguirci, lasciateci dei like, iscrivetevi. Siamo su Instagram, dove nominiamo il nostro MVP, e siamo su Telegram, dove siete accorsi in tantissimi, e vi ringraziamo, come ho fatto all'inizio della trasmissione, per i tanti voti per quanto riguarda la nomina dell'MVP del mese di novembre, secondo voi. Domani sera c'è questa grande partita, ci sarà un confronto tra due grandissimi campioni, la Juventus non ha nulla da perdere, e questo può essere un vantaggio.
spero che Pirlo cominci a capire come far, come dare un po' più di solidità a questa squadra e soprattutto cerchi di dare un po' di continuità all'11 titolare. Noi siamo sempre a vostra disposizione e come sempre rispondiamo sempre a tutti, in diretta e quando anche non siamo in diretta. Quindi vi ringraziamo per averci seguito anche stasera. Sì, perché a volte ci arrivano anche i messaggi a fine trasmissione, noi cerchiamo di recuperare e rispondere. Rispondo all'ultima domanda di Pierino. Pierino, non ho sentito il club di Sky perché spesso evito, perché già so cosa viene detto, quindi non voglio insomma farmi il sangue amaro, dai, diciamo così. Sì, mando un messaggio postino, è vero. E ragazzi, state mandando ancora tantissimi messaggi, poi vabbè, vi leggeremo, vi risponderemo, adesso parlate anche tra di voi. Io allora ringrazio nuovamente Francesco, chiaramente, è sempre presente, ringrazio Vincenzo Di Caterino, come sempre ci delizia con le sue imitazioni, speriamo che sia gradita questa novità. Vi anticipo che avremo anche Generoso che curerà una nuova rubrica, quindi cerchiamo sempre anche di dare un po' di varietà e nuovi servizi, chiaramente lo facciamo in modo così amatoriale da tifosi. Vediamo un pochino la partita di domani come va, vediamo anche gli sviluppi del calciomercato, è ancora presto, quindi ne parleremo più avanti, ma magari anche eventualmente sul presunto caso Suarez, fatemi passare questa espressione, se necessario faremo un'altra pillola. Comunque voi seguiteci sempre sulla pagina, sui nostri social, come ha detto Francesco, e troverete tutte le nostre novità. Io vi ringrazio, siete ancora in tanti in diretta, questo ci fa piacere, vi fa piacere darci una mano, potete anche condividere le nostre dirette, i nostri video su YouTube, in modo che aumentiamo sempre più. Quindi con questo io ringrazio nuovamente Francesco e lo saluto. Saluto tutti gli amici che ci stanno ancora seguendo e che ci hanno seguito, e come sempre un abbraccio bianconero da Feedback Bianconero. Ciao. Ciao.